Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo. Sveglia, papino, sveglia, presto! Papino! Che è successo? Sto dormendo. Sono venuti i ladri! Oddio, santo cielo! E che cosa ci hanno rubato? Rubato! Niente! Niente? Niente! Hanno pure lasciato un biglietto. Cara famiglia Mariotti, siete davvero dei pezzenti. Vi lasciamo 50 euro perché fate pena. Firmato i ladri. Che cosa bella! La fortuna ci sorride. Adesso con questo capitale potremo finalmente lanciarci nel mondo dell'alta finanza. Ma io soffro di vertigini. Non hai capito, Penandel. Andremo a scommettere questi 50 euro all'ippodromo. Wow, che bello, bello. Mi piacciono gli ippopotami. Si dice ippodrome, Dario, ignorante. Dai, sbrigati che vestiti, che usciamo. Ciao Crusca. Allo? Com'è? Salve Crusca. Come te la spassi? Guarda Mario, una giornataccia, ieri notte sono venuti i ladri e mi hanno rubato tutto, meno male che sono assicurato fino a 10 milioni di soldi, Anche da noi sono venuti i ladri. Veramente, eh? Che vanno rubato? Quei delinquenti ci hanno sottratto ben 50 euro di debiti. Sì, ho capito, quelli mi hanno lasciato dei soldi perché vi facevate pena. Perché lo sa? Mario, ma non è che con questi soldi ti devi sputtare l'ippodromo, vero, no? Ma che vai fanaticando, Crusca? Non ascoltate questa male lingua, Fernandella. Andiamo via. E poi si dice ippodrogati, ignorante. Eccoci all'ippodromo. Presto, Fernandella, mettiti questa barba finta. E perché? Perché all'ippodromo ci possono entrare solo gli adulti e tu c'hai 50 anni. Sei ancora un minorato. Va bene. Oh, adesso che siamo entrati dobbiamo scegliere un ippodromedario sul quale scommettere. Non è un questo qua. Fammi vedere il nome. A cazzo proprio. L'importante è partecipare. Bravo Fernandello, il nome mi sembra promettere bene. Aspettami qui che vado a scommettere. 50 euro sull'importante è partecipare, grazie. Ma è sicuro? Guardi che hai dato 1.001, eh? 1.001? Peccato non avere più soldi allora. Posso scommettere mio figlio Fernandello? Senta, non scherziamo, che per quel minorato non ne danno neanche 2 centesimi. Presto, papino, presto, che inizia la corsa! Ed ecco che i concorrenti sono ai cancelli di partenza. Partiti! Vediamo che in testa si porta Vincita Sicura, seguito da Scheggia dell'Est, poi Furia Furibonda e Speedy Gonzales. E come al solito in ultima posizione troviamo l'importante è partecipare. Forza, l'importante è partecipare! Vai veloce! Dai gas! Bravo, incita Fernandella, incita che l'importante è partecipare. Corri! Ma vediamo che l'importante è partecipare, prende male una curva e cade rovinosamente. L'animale sembra stare bene, mentre il fantino pare sia morto. Sì, è proprio morto. No! Ma questa è una truffa! Adesso vado dal proprietario e mi faccio rimborsare. Fosse la prima cosa che faccio in vita mia. Scusi, lei è il proprietario di L'importante è partecipare? Sì, che vuoi? Beh, vorrei, se è possibile, avere il rimborso della mia scommessa. Ma non ci penso nemmeno! Vai via! Ma non potrei almeno avere l'animale come risarcimento? Ma sei scemo! Guarda che al massimo posso darti il cadavere del fantino! Tanto quello non c'aveva nemmeno famiglia! Va bene, vado per il fantino. Ma no! Fernandello, vieni che è pronta la cena! Oh, che bello! No. Che si mangia, papino? Oggi ti ho preparato uno stufato di di ippodromedario. Che fame! Non avevo mai mangiato carne in vita mia! Che felicità! Come ma no? Dove è finita la testa? La testa l'ho appesa al muro, guarda come sta bene! No! Bella! Ma perché l'ippodromedario c'ha gli occhiali?
No, ma perché è orbo? E quello è caduto perché ci vedeva male. Scusa Marco, ma la dritta sul cavallo chi gliel'ha data? Baldini? Lo Zoo si ferma per l'ennesima pausa pubblicitaria. Palle! Ma ti ricorda che quest'estate Mazzoli, Maccio Herbert, Ivo Gibba, Alan, Pippo Palmieri e DJ Spine saranno all'Aqualandia di Jesolo per 2 settimane. Donne, cosa aspettate? Prenotate subito una notte di sesso con uno di loro al 342 41 15 105.